Quale vuoi fare? Io farei la prima, guarda. Ehi, gallinaccio da strapazzo, ma tu vuoi proprio farmi piangere? Sì, è molto carina così. Che ci fai qua? Ma sono diventato padre da pochissimo, praticamente sono papà da 6 giorni. Quando diventi papà cosa succede? Tu ti prendi la responsabilità di essere padre. In quei 10 minuti in cui nasce tua figlia, nel mio caso una bimba, proprio ti prendi questa assunzione di responsabilità, perché il papà diventa papà in quel momento lì. La mamma è mamma da quando rimane incinta, il papà invece diventa padre da quando la figlia nasce. E da quel momento ovviamente cambiano tutte le prospettive, cambiano le priorità e soprattutto cerchi di lasciare a tua figlia un mondo migliore, non è retorica questa, sicuramente, cerchi di migliorare, ovviamente io da solo non posso cambiare il mondo, però tanti individui che pensano, diciamo così, positivo, come direbbe Lorenzo, sicuramente possono cambiare qualcosa. E nei confronti di mia figlia, visto che è appena nata, ovviamente sto cercando da poco tempo, 6 giorni, poi magari vi dirò più avanti, di trattare il tutto con più cura. Ecco, questo sicuramente, per poter lasciare alla mia bimba un mondo che sia migliore rispetto a quello che noi abbiamo adesso. Detto questo, credo che la vita sia una cosa stupenda, incredibile, quindi già questo è un grandissimo dono. Nessun problema, ti aiuterò io. Buon viaggio! Mi sento io in cuffia. Ah. Ma guarda un po' questo. Come va adesso? Sì, non sento dodo. Adesso te lo diamo. Grazie. Se è argentero mi sento a casa. E poi io gli ho già regalato questo panda, che non ha ancora un nome, siccome lei non parla ancora, si potrebbe chiamare adesso Uè, 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 forse sì. Uè, eccolo qua, Uè. Gliel'ho regalato e ci sta giocando. Anzi, questo. Gioca più con questo. Gioca più con questo che tu tiri la cordicina dietro e comincia la sua canzoncina. Solamente che lei si dovrebbe addormentare ma non si addormenta. Tu invece che gli stai davanti ti addormenti. E il panda è, insomma, per tutti i bimbi un animale incredibile. È un pupazzo incredibile. Per cui, insomma, unito l'utile al dilettevole, sono venuto qua per fare questa cosa per il WWF e il WWF mi ha regalato questo e l'ho portato a casa la mia bimba e la mia bimba è felice. Sì, mi sono divertito un sacco. Io sono l'orso Ugo, che ovviamente è un orso incavolato con i sapiens che non si apre niente, perché dice questi qua, questi uomini vengono, mi rompono le scatole. Zanzara Paranorma, ancora tu, ma dovevamo vederci più? Diventato siciliano. E si ricorda anche la nonna che è stata ovviamente terminata e trasformata in tappeto. Senza un briciolo di cuore ci hanno decimato, ci hanno usato per fare pellicce e tappeti. E lui giustamente è molto arrabbiato. Pensate al paradosso, dei bimbi di quarta elementare Hanno capito, insomma, come gira il mondo e in qualche modo hanno trovato una soluzione. Tanti grandi non capiscono né come gira il mondo né trovano soluzioni. Capita come il cacio sui maccheroni, non mangio da ieri sera. Quindi sono contento di aver dato la voce ad un animale, Ugo, creato dai bimbi. I bimbi sono la cosa più sincera e onesta che abbiamo. Se non li alimentiamo, facendogli fare delle cose come questa, poi li perdiamo. Invece bisognerebbe alimentare le passioni e questo progetto è proprio una benzina sul fuoco dei ragazzi. Infatti hanno tirato fuori una cosa stupenda. Dai, dai ragazzi, dai! Su, uniti, dai! Ma io vengo da un paesino immerso nella natura, quindi per noi di paese, diciamo così, rispettare l'ambiente è una cosa di primaria importanza, perché a casa mia ci sono i parchi, ci sono i boschi, ci sono i prati, ci sono i fiori, ci sono tantissimi vivaisti, per cui per noi una pianta è un essere, di fatto lo è. Cioè non riapparirai più neanche in cartolina? Scusa, ho aggiunto un più che non esisteva.
sono più quelli di città che magari non hanno bene in mente che cosa vuol dire avere rispetto dell'ambiente, forse perché non sono mai stati educati. Per noi è normale, diciamo, non buttare delle robe per terra o non entrare dentro un campo fiorito, distruggere tutto, non spaccare le piante, insomma. Poi mia mamma è sempre stata un'appassionata di piante e quindi già mi ricordo che quando correvo per casa e per caso incrociavo una pianta, lei gridava: è un essere vivente, non vedi che ti parla? Che parlava anche le piante, anzi proprio il trucco per crescere bene le piante è parlargli. Mi spieghi perché dovrei salvarlo? I sapiens stiano 10 miliardi per là. Per cui ce l'ho dentro. E poi se uno si ferma a guardare la natura in generale scopre una tale bellezza che è proprio contro natura fagli del male. Quindi bisognerebbe proprio fermarsi, soffermarsi un attimo e capire che cosa sia davanti. E se si capisce non puoi ecco, distruggere anche una piccola pianticella o far del male un animale o una roba del genere. È una cosa proprio contro natura. Ecco, bisognerebbe un attimo fermarsi, prima di agire fermarsi. Vai, la faccio.